Salve a tutti, anche oggi stessa spiaggia, stesso mare. Ma questa volta non andremo a insidiare un big fish, bensì andremo alla ricerca della seppia, un pesce tipico stagionale che in questo periodo dell'anno si sta avvicinando alle coste. Una tecnica semplice, due cannette, un piombo e un artificiale e niente più. Se avete notato, il terminale è semplicissimo. Multifibra in bobina, che nel nostro caso è del Whipper, della Colmice da 8 fili, molto leggero, setoso e morbido. Una girellina con moschettone. Una battuta con un pallino soffice di gomma. Una girella tripla, uno spezzone da un metro di l'immancabile nostro Seagull Fluorocarbon realizzato da Seagull apposta per Colmice, con tutte le caratteristiche che noi richiedevamo, come morbidezza e maggior tenuta all'abrasione, ed infine il nostro artificiale. Tante volte mi chiedono: ma che differenza c'è tra Seagull bobina rossa e bobina verde? I fili sono gli stessi, sono identici. È solamente per un problema di stivaggio e di diametri. Oramai sono anni che contemplo e amo le canne Kitakarei, ma questa volta con Dasku è stata fatta una canna favolosa, riserva di potenza ma con una vetta estremamente sensibile. Il mio ardore a descrivere la Kitakarei Dasku è dovuto perché non è una canna data per fare il video, bensì una canna che utilizzo per la pesca quotidiana. La conosco benissimo, un'azione unica, straordinaria, credetemi. E a questo punto non ci resta altro che partire e iniziare a pescare. Siamo arrivati nella zona di pesca, schiererò le due canne per fare questa simil trainetta, metterò le nostre esche e vedremo se le nostre seppie hanno voglia di mangiare. Tappo a crociera dietro è una cosa unica, te la puoi appoggiare, non ti fa del male, ma quando te la metti dentro un portacanne non girerà mai. Come ben sapete, gli spilli degli artificiali delle nostre esche sono tremendi, specialmente quando rimangono castrati nei guadini. In questo nostro caso noi abbiamo fatto questo kit, abbiamo montato questa rete in plastica, ideale per ovviare a questo problema. A questo punto, calate le canne in mare, inizieremo con una leggera trainetta. Dato che abbiamo 0-0 vento e scarroccio, un colpettino di motore ci aiuta nella nostra azione. In questo tipo di pesca lo scandaglio fa una funzione importante, ci suggerisce dove effettivamente sono le nostre seppie. In quel punto metteremo dei waypoint e gireremo attorno. Sarà quello lo spot dove impostare la nostra battuta di pesca. Novità assoluta per il 2021 sarà la cartografia Raymarine, che io sto testando da qualche mese.
veloce, intuitiva e molto dettagliata. Ora vi farò vedere come si vede una seppia sul display. Eccola, eccola, vedete la canna è piegata, vuol dire che c'è la seppia in canna. Vedete? La trainetta dà sempre la sua giusta soddisfazione, eccola. L'azione, presto detta, è una trainetta leggera leggera, un leve metti sulla manetta del motore, e quindi questo scostamento, questo modo di ricerca è infallibile per la cattura delle seppie. Eccola. E va, piccolina, ma meglio di niente, l'abbiamo presa. Eccola, una nigna, e vabbè, per risottino. Ecco un'altra, la bambina. Più grossetta. Senti come schizza. Eccola. Ma io veramente, a me questa pesca mi dà una gioia, mi eccita a far paura, è fantastica, guardate che spettacolo questo pesce. Avete visto la voracità delle seppie? Hanno distrutto due artificiali che abbiamo montato stamani, nuovi di pacca, tolti dalla scatola, incredibile. E anche oggi la nostra giornata sta volgendo al termine.
L'intento di questo video non era far vedere come siamo bravi noi a pescare, ma bensì dimostrare che chiunque abbia un natante può uscire e divertirsi e passare una bella giornata spensierata alla pesca delle seppie. Ecco come è finita la nostra seppia: risottino e un'insalatina con i fagiolini. E alla prossima, come sempre, con noi. A presto!